Noi siamo nati nel 2008, a luglio del 2008, siamo uno spin-off dell'Università Cattolica, per cui siamo nati, diciamo così, nell'ambito accademico della Facoltà di Agraria di Piacenza. Siamo quattro soci che hanno avviato questa SRL, questo spin-off, e più il quinto socio è l'Università Cattolica. Queste nuove tecnologie, queste imprese che creano innovazione sono benvenute e attecchiscono facilmente. Va detto che il settore agricolo è un settore che, dal punto di vista per esempio delle innovazioni tecnologiche tipo l'informatica oppure i vari supporti, no, che possono essere, che c'è un'evoluzione fortissima adesso, apparentemente sembra un settore statico, ma non lo è. Quello che ho visto nelle aziende di startup è un forte entusiasmo, una forte disponibilità e un'energia, no? E una creatività che sono un patrimonio importantissimo, perché sono persone, ragazzi, meno ragazzi, che si mettono in gioco, rischiano per un'idea, e questo è un fattore, un valore formidabile, un patrimonio che sarebbe da scellerati perdere. La mia sensazione è che se io faccio qualcosa e è utile, sono contento. E per utile intendo che dia beneficio alla mia società e al mio cliente. Per cui la ricerca, che di solito fai fatica a vederne sempre l'utilità concreta e immediata, in questa nostra, diciamo, rappresentazione, no, di come la ricerca può arrivare al mercato, a me personalmente mi gratifica molto. Un bel ambiente tra le start-up, questo qui va detto, cioè questo è sicuramente la disponibilità a collaborare, c'è un'apertura nei confronti delle altre società, la curiosità di capire cosa fanno le altre società, curiosità dal punto di vista sì personale, ma anche dal punto di vista dell'opportunità di fare business. Adesso in questo momento probabilmente l'umore è anche abbastanza buono, ci sono dei momenti quando c'è da raccogliere il grano oppure da piegare la schiena e contare delle spighe che, o delle malattie sotto 40 gradi, che l'umore dei miei colleghi cala un attimino, e anche il mio sinceramente. Questo qui volevo dirlo, perché l'esperienza anche in Witekoff è stata un'esperienza positiva, sia umana che professionale.